i nostri ciceroni di Villa Rosa. Gandolfo è un nome, eh? Ecco, la primavera siciliana. Tutto bellissimo. I colori di questa terra, i famosissimi colori di questa terra. È un arcobaleno. Un arcobaleno nel terreno, oltre che nel cielo. Questa è la Valle del Morello, quella è Rocca d'Anzese. Siamo finalmente arrivati. Siamo nei dintorni tra Villa Rosa e Crascibetta. Un territorio spettacolare, pieno di cose bellissime, come siti archeologici, come miniere, un trionfo anche naturalistico, boschi, laghi, fiumi, una pace bucolica assolutamente percepibile. Andiamo verso Rocca d'Anzese. Eccolo qua. Non la vedevo, questa è qua. La dea madre, cosa sarà mai? Eccolo qua. È abbastanza grande pure, eh? Aspetta che ti sposto. Incredibile Sicilia. Allora, siamo qua nel territorio di Villa Rosa, abbiamo finalmente trovato al terzo tentativo questo idoletto scolpito nella roccia. Quella parte sporgente che si vede, quella parte di roccia sporgente che si vede è la sagoma, diciamo, caratteristica di Rocca d'Anzese, e poco prima ce n'è un'altra, sempre comunque alla stessa altezza, quindi sempre in sommità, piccolina. L'idoletto si trova in quella piccolina che in questo momento è quasi completamente coperta dalla vegetazione.